Ignazio Urso, una vittoria importante, una vittoria che consolida il primato. Passereggi è vero che era novella, voi però avete dimostrato la vostra forza. Sì, non dovevamo sottovalutare l'avversario, ci siamo riusciti, abbiamo dimostrato quanto siamo forti sia in quantità che in qualità e si è visto in campo. Senti, per te ancora minuti importanti, quando Soares ha la possibilità di farvi giocare con più costanza lo fa, per te minuti, come ti dicevo, determinanti, gol ancora più pesanti e fanno anche piacere in questo 12-0. Sì, il mister mi dà sempre la possibilità, oggi me l'ha data sul 2-0 e penso di aver fatto bene sia a livello individuale che collettivo. Senti, domani è la partita, si gioca contro Terracina. Se Terracina dovesse fare il proprio dovere, oggi sarà uno scontro per il primato, è la gara da vincere. Sì, domani è la gara più difficile, con tutto il rispetto per le due partite che abbiamo affrontato. Se vinciamo domani andiamo primi in classifica a fare le final eight, le fasi finali, quindi ce la dobbiamo mettere tutta, non dobbiamo sottovalutare l'avversario, anche perché è un grandissimo avversario, e vedremo domani. Gabriel, la partita della forza, la partita di una squadra che aveva fame, e per te è una tripletta che ti rende sicuramente felice. Sì, felice, ma io non ho fatto gol solo, sempre con movimento di squadra. Niente a vincere solo, sempre a vincere una squadra, una grande squadra. Oggi non era facile, nonostante l'avversario non era così straordinario. Cosa è stato importante durante la gara? Tutta partita è difficile, noi facciamo la partita facile o difficile, dipende solo da noi. E noi oggi facciamo con che la partita facile. Senti, tu hai una filosofia, perché dici non importa arrivare primi, l'importante è andare a vincere lo scudetto. Però domani battere Terracina sarebbe una grande cosa per Catania. Sì, sempre è buono vincere. Terracina è una squadra più grande, e come noi. È un grande classico, facciamo una bella partita domani e vediamo come fica in classifica. Dopo vediamo come facciamo in finale. Come sta questa squadra secondo te? Mia squadra è troppo felice, troppo pronta. Oggi è un'intervista particolare al prof Pricocco, perché? Perché io ho visto questa squadra correre tanto e il lavoro oscuro è quello anche di chi lavora dietro alle quinte, di chi prepara questa squadra a livello muscolare. Ecco, oggi per te è un'altra grande soddisfazione, non si sono mai fermati. Sì, sono effettivamente molto soddisfatto, credo che riusciremo a mantenere questa condizione fino alla fine. Domani ovviamente avremo una riprova molto importante di quello che sto dicendo, e se così fosse penso veramente che potremo concludere la stagione alla grande. Ecco, oggi si è vista molta gamba, ma si è visto anche un roster che ha girato tanto grazie a Soares, e tutti pronti, tutti fisicamente tirati al lucido. Che caratteristiche aveva questa squadra e che tipo di lavoro si è fatto? Abbiamo fatto un lavoro impostato dapprima sulla resistenza, sia organica che muscolare. Poi man mano abbiamo cercato di velocizzare un po', di dare un po' di forza e di forza esplosiva soprattutto, che in questo gioco secondo me serve molto. E un'altra cosa fondamentale che è la rapidità. Anzi, penso che in settimana svilupperemo ancora, da un punto di vista di rapidità, faremo ancora qualche altro lavoretto per arrivare in forma brillante a fine della prossima settimana, che è sicuramente l'appuntamento più importante di tutta la stagione. Di che partito sei? L'importante è arrivare primi e vincere lo scudetto, o l'importante è come va la classifica, ma è solo portarsi a casa questo secondo tricolore a Catania davanti alla vostra gente? L'importante è domenica sera, domenica pomeriggio, la partita più importante di tutta la stagione e per molti di noi probabilmente a livello di beach di tutta la nostra carriera.